One Podcast. Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 saranno forse il più grande evento internazionale dei prossimi anni in Italia. Ora, qui da noi, quando si tratta di ospitare grandi manifestazioni sportive o meno, c'è sempre il dubbio, no? La sensazione che qualcosa di grosso possa andare storto. Spesso, peraltro, questo include tirar dentro parole importanti tipo mafia. Le infiltrazioni mafiose sono sempre il fantasma che sta lì, no? Dietro all'organizzazione di questi eventi. Per fortuna poi molto spesso quelle preoccupazioni si sono rivelate infondate, però insomma ci si pensa sempre un po'. Ricordate Expo? I ritardi sembravano in quel caso abissali, le accuse reciproche di responsabilità, anche quelle, no, arrivavano tutti i giorni. E alla fine poi le cose sono andate bene, e quindi verrebbe da dire che insomma la nostra è una paura atavica. A volte temiamo di non farcela e a volte però abbiamo ragione. E anche questa volta, con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, vale la stessa cosa. Sembra tutto quanto seriamente in salita. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Dunque, mancano meno di 3 anni al 6 febbraio 2026, il giorno della cerimonia di inizio dei Giochi Olimpici. Ci sono cose che potremo per allora controllare e altre meno. Esempio, la neve. Quella, si sa, fa sempre più caldo e non è detto che sia abbondante, anche se a febbraio possiamo essere, come dire, ottimisti. Poi c'è la neve artificiale, ma insomma. Ciò che invece dovremmo controllare, ma non riusciamo tanto a farlo, è che, per esempio, le infrastrutture per allora siano pronte, così come tutta la macchina organizzativa pronta teoricamente ad accogliere milioni di persone. I grandi eventi sono una sfida per chiunque, per carità, ma in Italia, ammettiamolo, lo sono anche di più. E questa volta, proprio le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 sembrano in salita. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Fulvio Bianchi, giornalista di Repubblica. Questa è la risposta che mi ha mandato. 24 giugno 2019 il CIO assegna all'Italia, al CONI, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Cos'è successo in tutti questi anni? A che punto siamo? Siamo purtroppo in netto ritardo, ci sono stati problemi, a Baselga di Pinè non è stato possibile costruire l'impianto per il pattinaggio di velocità perché costava troppo coprire con le tribune e quindi le gare sono state dirottate alla Fiera di Rho a Milano. Il problema adesso grosso è quello di Cortina, che non trova una soluzione. La pista Eugenio Monti andrebbe rifatta radicalmente perché non è rimasto se non qualche maceria rispetto a quella che era ai giochi del 1956, soltanto che il problema è duplice, c'è poco tempo a disposizione e i soldi stanziati, vale a dire 80 milioni, non interessano, non fanno gola alle società costruttrici. Due di queste si sono fatte sotto e poi si sono ritirate, troppi pochi soldi e troppo poco tempo a disposizione. A questo punto la situazione diventa estremamente delicata, perché il tempo passa, il CIO aveva consigliato di non costruire una pista di bob a Cortina spendendo un sacco di soldi, ma di andare all'estero. Ora c'è il rischio davvero che si debba andare all'estero, la decisione verrà presa abbastanza in fretta e scatenerà probabilmente grossi problemi anche politici, grosse polemiche, perché insomma non essere in grado di costruire una pista da bob in tutti questi anni è una cosa abbastanza singolare. Dove si andrà non si sa, Innsbruck preme, ha fatto la sua offerta ma pare che non vada bene. Poi c'è St. Moritz, l'ideale sarebbe di andare a Pechino, certo a Pechino. L'anno scorso si sono disputate le Olimpiadi invernali, è andato tutto bene, c'è una bella pista di bob pronta a disposizione, ma si può andare a Pechino? Sarebbe abbastanza surreale, perché chiamarle Olimpiadi di Milano Cortina a Pechino, insomma, farebbe abbastanza ridere, però certo che una soluzione va trovata. Il CIO aspetta, è preoccupato, c'è preoccupazione anche in Italia, incomincia a salire la polemica politica.
Gli ambientalisti hanno manifestato a Cortina, non erano molti d'accordo, ma non si capisce anche loro che cosa vogliono. Vogliono andare all'estero, vogliono che facciamo una figuraccia olimpica. Bisognerà trovare una soluzione il più presto possibile, perché più passa il tempo, più diventa difficile che una ditta italiana si impegni in un'opera di questo genere, a meno che ci sia un intervento del governo, garanzie particolari, ma il bando d'asta ovviamente non si può fare, non c'è più tempo. L'importante a questo punto è decidere e trovare la soluzione migliore per evitare una figuraccia storica. Grazie a Fulvio Bianchi. Dunque, il 20 settembre la gara appunto per la costruzione di una pista da bob, per quella famosa pista da bob, è andata deserta ed era anche andata deserta la scorsa. I costi, i tempi, le complessità del cantiere hanno in un qualche modo, come dire, scoraggiato i possibili costruttori a farsi avanti. I soldi sono pochi e dicono loro, e forse anche il tempo. Il rischio di fare una brutta figura è veramente dietro l'angolo, perché peraltro in parte lo abbiamo già fatto. L'Austria si è proposta di darci una mano. Il sindaco di Innsbruck, George Willy, ha detto: "Ma se volete, guardate che qui da noi la pista da bob c'è già, potete utilizzare quella". Insomma, no, non è proprio il massimo, ecco, perché noi teoricamente la pista da bob ce l'abbiamo anche, solo che è vecchia, andrebbe rimessa in piedi, ma a quanto pare, appunto, abbiamo poco tempo. Ma uno si chiede: non potevamo pensarci un attimo prima? Evidentemente no. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e, come sempre, vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.